Rinaldo Melucci e la sua maggioranza stanno davvero dando vita ad un teatrino disgustoso per Taranto. Melucci sta per piegare la testa ai diktat delle segreterie regionali del Partito Democratico, di CON, del Partito Socialista Italiano e si vedrà costretto a scaricare Italia Viva, a riesumare quella maggioranza che lui stava scaricando, questo per mantenere la poltrona. Il sindaco Melucci ha una fottuta paura di andarsene a casa e insieme a lui hanno una fottuta paura di andarsene a casa i consiglieri di maggioranza, ivi compresi quelli che appunto, quei consiglieri che formalmente solo a parole si sono posti contro, si sono dichiarati per qualche giorno, per qualche tempo, opposizione. Che figuraccia Rinaldo Melucci, tu che 10-15 giorni fa hai aderito ad Italia Viva accanto a Renzi, ti sei vantato di aver creato il più grosso, il più folto gruppo consiliare in seno al comune di Taranto, ora dovrai scaricare Italia Viva, scaricare Stellato e riprenderti i consiglieri che hanno sostenuto sin dall'inizio la tua ricandidatura e rielezione. Zero dignità politica. Dignità politica parlo per quanto riguarda il sindaco, ma anche per quei consiglieri, ripeto, che sono transitati in base ai diktat di Melucci in Italia Viva. Penso, per esempio, oltre agli assessori, Ciraci, Lussoso, ma parlo dei consiglieri Tribbia, Mignolo, Illiano, Patano, che in un batter d'occhio, così, uno schiocco di dita di Melucci, dovete passare a Italia Viva, sono passati ad Italia Viva. Ora, cosa fanno? Visto che Italia Viva viene fatta fuori, tornano a casa come lessi e magari rientreranno in 20-30, mi riferisco a Tribbia, a Mignolo, a Iliano e così via. Alla fine qual è il significato? Che i consiglieri di maggioranza non vogliono mollare la poltrona a nessun costo. Il sindaco arriverà a 11.000 euro al mese da gennaio, gli assessori più o meno sui 7.000, il presidente del consiglio 7.007, ma chi è che se ne andrà? I consiglieri comunali quasi 2.000, ma chi è che se ne vuole andare a casa? Questa è la realtà. Sono le indennità soprattutto che hanno attaccato la maggioranza alla sedia. Ma al di là di questo, la figura penosa e quindi questa retromarcia senza dignità politica decreta la morte, la fine di Rinaldo Melucci, la fine politica. È assurdo uno che diventa dirigente nazionale di Italia Viva, di Renzi, appena 10 giorni fa e poi butta a mare una sua scelta, contestabile, ma comunque pur sempre una sua scelta, per che cosa? Per salvare la poltrona. E per favore, consiglieri di maggioranza e sindaco, non dite che avete fatto o state facendo tutto questo per il bene di Taranto, per il bene comune, per senso di responsabilità. No, lo state facendo solo per un motivo, per salvaguardare quella maledetta poltrona. Tanto rumore per nulla, la montagna ha prodotto un topolino e alla fine quello che è stato fregato più di tutti è stato Stellato. Beh, in fondo se lo merita. La sua arroganza e il suo poltronismo era anche giusto che facesse questa fine.